Ciao ragazzi, io sono Silvia e benvenuti nel mio atelier. Oggi costruiremo insieme un bellissimo bastone della pioggia. Questo suono può ricordare anche quello del mare e quindi... Siete pronti? Siete curiosi di scoprire come si costruisce? Allora, iniziamo! Ecco il materiale che ci serve per questa costruzione. Due rotoli dello Scottex, oppure potete utilizzare anche i rotoli della carta igienica, magari più di uno, che così potete fare, potete unirli e quindi creare un bastone della pioggia lungo. Degli stuzzicadenti, scotch carta, colla Vinavil. Due pezzi di stoffa tagliati in questo modo, quindi senza bordi. Possibilmente, appunto, cercate di fare un ovale. Del filo, forbice e dei bottoni. Dei sassetti, dei semi di ciliegio, però potete utilizzare anche, non so, dei legumi, per esempio queste sono lenticchie. L'importante è che siano diverse dimensioni e non troppo grandi. Per esempio, potete utilizzare anche delle perline, quello che avete in casa. Quindi cercate anche voi una soluzione alternativa. L'importante è appunto che sia di piccola dimensione. Dei pennelli con dell'acqua, un bel rotolo di acqua, colori, carta d'alluminio e carta da pacco, oppure potete utilizzare anche delle riviste che non utilizzate più, oppure dei fogli in A4 semplicemente, dei cartoncini colorati oppure anche un cartoncino bianco. L'importante è appunto che non sia un foglio leggero, ma un cartoncino spesso. Iniziamo. Prendete i vostri due rotoli di Scottex e gli stuzzicadenti. E anche un bastoncino, per capirci, questo è il bastoncino per gli spiedini, perché dobbiamo fare dei fori dove inseriremo i stuzzicadenti. Allora, partite a circa 2 cm da una delle estremità e appunto fate il primo foro. Ok. Fatto il primo, dovete fare la corrispondente dall'altra parte. Un metodo per aiutarvi a farlo allo stesso altezza è inserire all'interno lo stecchino e appunto così, fare in questo modo. Attenzione, dovete adesso fare i successivi fori a spirale e andate avanti in questo modo. Ho praticato i fori a circa 2 cm, 3 da uno all'altro. Dopo aver terminato di fare tutti i fori, prendete gli stuzzicadenti e li inserite all'interno. Molto bene, allora, adesso arrivati a questo punto, si sembrano più due porcospini anziché due bastoni nella pioggia, ma non vi preoccupate, è un passaggio fondamentale questo perché adesso mettete in questo modo i vostri porcospini, ecco qua,
controllate che tutti quanti siano messi bene. Adesso prendete la vostra colla Vinavil e con pazienza andate andate su ogni spino e lo circondate di colla Vinavil. Così. Controllate bene che avete messo la colla Vinavil su tutti i fori e tirate via l'eccesso. Quindi appoggiatevi sempre su un supporto che dove potete vedete sporcare. Dai, cantiamo una canzone. Che canzone cantiamo? A lezione facciamo tanto di quelle canzoni. La barchetta in mezzo al mare. Allora, il primo porco spino che avete realizzato lo mettete da parte. Fate, basta che non cada, boh, fate il suo procedimento con l'altro bastone. Mi raccomando, sempre cantare mentre si fanno queste cose, eh. Potete velocizzare i tempi un po' asciugando in questo modo. Bene ragazzi, il più grosso è fatto. Allora, prendete la vostra forbice e tagliate le spine in eccesso. Via spine! Zacchete! Adesso dobbiamo chiudere le estremità. Allora, prendete il cartoncino bianco o i cartoncini che avete a casa e disegnate il bordo. E adesso un altro cerchio che stia a 1,5 cm, 2, 1,5 cm meglio, dall'altra circonferenza che avete appena disegnato. Ok, e la ritagliate. Ok, non occorre che siate precisi. Perfetto, e fate dei piccoli taglietti di circa 5-7 mm. Patata, e cadono le cose. Ok, tac. Prendete lo scotch card. Adesso
dicevo, dovete metterlo in un'estremità. Però prima di far questo, prendete la vostra carta d'alluminio, la stessa cosa, quindi fate la circonferenza circa con la vostra matita e la ritagliate, non la circonferenza stessa, ma state sempre un po' distanti. Prendete Scottex, carta d'alluminio, e la posizionate sopra. La fissate con lo scotch carta. E prendete il cartoncino che avete ritagliato prima e fate la stessa cosa. Ok, vi assicurate che è tutto ben chiuso. E adesso, ragazzi, arriva la parte più bella. Dovete inserire i vostri piccoli sassetti, legumi, eccetera. Allora, iniziamo. Io inizio con le perline. Bene. Ne metto poca, me ne metto veramente poca. Metto le lenticchie. Ecco, dovete riempire il tutto con sassetti, oggetti vari, fino a circa 7 centimetri dall'inizio del tubo, ok? Sassetti. Cadono sassetti! Bene. Pensate che questi semi di ciliegia li ho tenuti da parte dopo aver fatto una marmellata squisita di ciliegie ancora qualche anno fa. Ok. Bene. Adesso cosa facciamo? Prendete l'altro tubo e dovete fare la stessa cosa che abbiamo fatto per questo. Quindi prendete il vostro cartoncino, fate la circonferenza prendete, quindi fate così e stessa patata. Tante patate oggi, ragazzi. Ok. State sempre a un centimetro e mezzo dal bordo che avete appena fatto e via. Ok, ragazzi, ci siamo. Adesso prendete l'altro tubicino e dovete unire le due estremità, i due Scottex. Bene. Ok. Ragazzi, c'è già un suono super, oh yeah. Ora non ci resta che decorare il nostro bastone della pioggia, perché non possiamo presentarci così, giusto? Ecco, allora prendete
la carta da pacco o un foglio, ritagliate dei pezzettini. Ora, a questo punto ci serve la colla Vinavil e la mettete nel foglio. Ripeto, foglio, carta da giornale, potete fare come nella farfalla i pezzettini, metterli sopra, come desiderate. E andate a coprire il vostro bastone of the rain. Allora facciamo così, ecco. Perfetto, prendete l'altro foglio e coprite la parte scoperta, quindi iniziate sempre dal bordo e mettete la Vinavil, così, patata. Oh, alla fine di questo video conteremo tutte le patate che ho detto, ok? A voi cosa sembra questo suono? Bene, andiamo avanti. Eccoci. Very, very good, ragazzi. Bene, adesso dobbiamo decorare questo bastone della pioggia. Come fare? Allora, io vi ho fatto vedere prima i bottoni, perché pensavo di decorarlo così, questo. Allora, prendete la vostra colla Vinavil e iniziamo a mettere i nuovi bottoni. State distanti dal bordo, dall'estremità del vostro tubo, a 5 centimetri 6. Prendete la vostra stoffa e il filo
signori e signore, il vostro bastone della pioggia è pronto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi i vostri commenti e mandatemi le vostre foto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!